Mio nonno è morto in guerra. O almeno così mi ha raccontato. Che in guerra, se non morivi fisicamente, moriva comunque qualcosa dentro di te. Mio nonno è morto in guerra, insieme a lui sono morti gli ideali. Morto il fascismo, morto il comunismo. Mio nonno è morto ogni volta che dal cielo un aereo ha sganciato, devastando una casa, una borgata, un isolato. E insieme a mio nonno sono morti tutti quelli che hanno creduto che non ci fosse un'altra soluzione. Quelli che credevano che patria non fosse solo una parola per arringare il popolo da un balcone. Mio nonno è morto in guerra e una parte di lui è rimasta lì, stesa sul campo di battaglia, ricoperta dalla neve e dai ghiacci della steppa russa. Mio nonno muore ogni volta che qualcuno continua indisturbato a fare affari, vendendo armi agli altri uomini per renderli animali. E insieme a mio nonno muoiono ogni giorno i partigiani, i loro cadaveri umiliati, vilipesi, smembrati dalle parole a serramanico di un politico. Mio nonno muore ogni volta che un crimine resta impunito, ogni volta che un massacro di innocenti viene rimosso, ogni volta che qualcuno senza vergogna sputa sulla nostra Costituzione, ogni volta che un bambino viene mutilato da una mina che non sia di matita, ogni volta che il silenzio discende sulle masse che non sanno, mio nonno muore ancora di più in questi tempi di finta pace. Per la rassegna Parole e Musica abbiamo Simone Cristicchi a Teatro di Marzabotto che presenta il suo spettacolo Mio nonno è morto in guerra. Racconti, memorie, ci spieghi un pochino il filo di questo spettacolo, come è nato e il messaggio per le nuove generazioni. Sì, dunque, io avevo questo mio nonno, si chiamava Rinaldo, che aveva fatto la guerra di Russia, nella quale morirono circa 90.000 ragazzi come lui. Lui si salvò miracolosamente, tornò a Roma, nella sua città, con un piede congelato, ma per tutta la sua vita non ebbe mai voglia di raccontare questa sua tragica avventura, la spedizione appunto del contingente italiano in Russia. Quando è morto, quindi, mi sono messo alla ricerca delle storie che riguardavano la Seconda Guerra Mondiale, andando di città in città a intervistare gli ultimi reduci ancora viventi che avevano vissuto questo grande uragano che travolse il nostro paese e il mondo intero. E, andando appunto a intervistare gli anziani, ho raccolto storie di ogni tipo, storie di guerre sul fronte, di trincea, ma anche storie di bombardamenti, di resistenza, di lotta partigiana, e, fino ad arrivare poi a Trieste, dove scoprii questo luogo, il Magazzino 18, che appunto è un monumento all'esodo degli istriani, fiumani e dalmati. Nello spettacolo Mio nonno è morto in guerra, in qualche modo cerco di ricostruire attraverso le voci delle persone che hanno subito questo evento, cerco di ricostruire un mosaico, diciamo, sicuramente incompleto, ma un mosaico emotivo, diciamo una geografia dell'anima, dell'emozione che viene fuori da questi racconti. E in qualche modo cerco di dare un messaggio a chi è più giovane, ovvero quello di non dimenticare che questo è un paese che è stato costruito anche grazie al sacrificio di centinaia di migliaia di morti, così come si chiude lo spettacolo appunto con un omaggio al discorso di Piero Calamandrei sulla Costituzione. Quando io leggo nell'articolo 2 l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, o quando leggo nell'articolo 11 l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, dico, ma questo è Mazzini. Questa è la voce di Mazzini. O quando io leggo nell'articolo 8 tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge, questo è Cavour. O quando nell'articolo 52 io leggo a proposito delle forze armate, l'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica. Cosa vuol dire? Vuol dire l'esercito di popolo. E questo è Garibaldi. O quando leggo nell'articolo 27 non è ammessa la pena di morte. Questo è Beccaria. Grandi nomi. Lontani, grandi voci, lontane.
ma ci sono anche umili nomi, voci recenti. Quanto sangue, quanto dolore per arrivare a questa Costituzione. Dietro ogni articolo di questa Costituzione, giovani, voi dovete vedere giovani come voi caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta. Perciò, quando io vi ho detto che questa è una carta morta, no, questa non è una carta morta. Questo è un testamento di 100.000 morti. Secondo te la razionalità e la follia devono essere unite per costituire l'arte e quindi per emozionare? Ma sicuramente il teatro diventa una sorta di liturgia nel momento in cui fa ritrovare una comunità a riflettere su un argomento. Sì, l'arte può servire sicuramente anche a intrattenere, può essere intrattenimento, divertimento, anche in questo spettacolo ci sono dei momenti così di leggerezza e quindi di follia se vogliamo. Il dramma però deve essere sempre affrontato con grande rispetto, raccontare un dolore sicuramente non è una cosa facile, il teatro però ti dà questi ingredienti, ti dà questi strumenti per poter in qualche modo farti tramite di storie lontane e portarle all'attenzione del pubblico sul palcoscenico. Un'ultima curiosità, la memoria, appunto questo è uno spettacolo che tratta sicuramente di memoria e di storia, soprattutto di una delle pagine storiche più atroci dell'umanità. La storia insegna oppure l'uomo è destinato a ripetere ciclicamente gli stessi errori? Noi siamo fortunati, nel senso quelli della mia generazione, la generazione precedente alla mia, siamo fortunati perché non abbiamo vissuto quel periodo e quindi è bene tenere a mente quello che è accaduto però. Non dimenticarlo, cercare di non ripetere questi errori. Purtroppo viviamo in un mondo così di finta pace, un mondo che in qualche modo usa anche economicamente gli armamenti per arricchirsi, usa la guerra per fini economici. Quindi bisogna, secondo me, vigilare sempre su questo, anche grazie alla memoria che ci ha lasciato, alle testimonianze che noi oggi possiamo ascoltare di chi l'ha vissuto davvero. Ma la cosa che mi preme di più, oltre al fatto che questo sia effettivamente uno spettacolo pacifista, la cosa che mi preme è riuscire a trasmettere al pubblico, diciamo così, l'attenzione verso il proprio simile, sia esso il proprio vicino di casa, sia esso insomma il proprio concittadino o connazionale, perché la guerra, diciamo così, è anche quella che avviene nel momento in cui noi usiamo l'arroganza, la prepotenza nei confronti del prossimo. Quindi diciamo in un circuito molto più ristretto il pacifismo serve sicuramente anche a creare una comunità più con dei legami più forti, no? Con un senso più profondo che va oltre insomma al discorso che faccio in questo spettacolo. Grazie mille a Simone Cristicchi e complimenti ancora per i suoi racconti. Grazie a voi. Ma intanto lì, tra mezzo a un bullicame di scoppi, incendi e strilli dei cristiani, s'aggirava il fantasma della fame. Ci mangiassimo tutto. Gatti, cani, corvi, cornacchie, puzzole, civette e lucellini dentro le gabbiette. E poi toccò ai muli, poverelli, che quando ci accostammo inveleniti e videro e brillate i cortelli, ci guardarono con gli occhi inumiditi, come fratelli, pensando che ci fossimo impazziti. A dargli addosso con quell'arma in mano pareva assassinare un essere umano. E l'acqua? L'acqua nostra era la neve, squagliata al fuoco dentro le gavette, ma era un intruglio, una brodaglia greve. C'è stava un pozzo avanti alle casette, ma chi se illude di poterci bere, ci rimette la pelle, ci rimette. C'è un cecchino inguattato a mezza costa che fa secco chiunque ci si accosta. Acqua!
Acqua! Fiottavano assedati 200 o 300 feriti notte e giorno, tra sudori di febbre, fumo, fiati, zeppi, in quell'isbe calde come un forno. Acqua! E qualcuno, a passi strascicati, sortiva fuori, si guardava attorno e poi andava verso il pozzo maledetto a piasse una valla in fronte o in petto. Provate a pensarci un attimo, eh? Saranno diverse, più pacioccone, più bonaglie, come devo dire. Prima linea, spara, che spara, me lo cazzo, cioè cataratte, che... E butta che... mano, c'ho una spada che mi fa male, la posso muovere, vaffanculo. Che fai? Che fai? Ti sei cagato sotto, c'hai paura? Ma non c'ho paura, c'ho 80 anni e ogni tanto mi cago sotto, che devo fare? Achtung! Signori, amici! Che stiamo a fare qua, eh? Traduci un po', tedesco! Oh, di qua! Butta quella bomba a mano con la mitraglietta, famo se una partita a brisco, la scopone, come ai vecchi tempi, eh? A 300, dico, siamo riusciti a campare fino a 80 anni! E mo che famo? S'ammazziamo come tanti stronzi. Aspetta, aspetta, aspetta. Alzheimer. Volevo...